saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 con un nuovo episodio di Attila Total War. Allora, proseguiamo con il nostro assedio, che non è un vero e proprio assedio perché ci permette di attaccare immediatamente, anzi no. Forse non disponibile. Non possiamo attaccarlo subito. Come mai non possiamo attaccarlo subito? Perché dobbiamo creare in effetti le macchine d'assedio, quindi me ne avevo dimenticato nello scorso episodio. Facciamo questo, ci vogliono due turni. Facciamo questo, ce ne vuole. Questo è ariete leggere. Facciamo anche delle scale, 4 turni. Così 6. Così 5. 7 eccetera. Vabbè, ce ne danno 3 di ognuna. Aspettiamo 4 turni per tutto e via. Continuiamo la serie e direi di passare a questo punto il turno. Ok, come non detto, decidono di attaccarci nel passaggio del turno. Quindi saremo questi contro questi. Dovremmo riuscire a farci dare netto vantaggio. Quindi ci vediamo nel passaggio. Sì, nel passaggio. Scusate, questo è già il passaggio. Ci vediamo sulla mappa di battaglia. Ok, eccoci qua. Mappa abbastanza lineare da quello che posso ben vedere, a mio giudizio. Non c'è nulla di eccezionale. Formazione classica. Con il lanciere davanti. Spadaccini, corsti. Dietro con il generale ancora più dietro. Non so proprio bene dove mettere i giavellotti, se metterli più a affrontarli oppure no. Ho scelto di metterli sui lati. E la cavalleria, anzi, che la sposto all'ultimo, la mettiamo lì. Ok, inizia la battaglia. Avanziamo un briciolo. The eyes of the emperor are upon us today. Andiamo a vedere un po' l'esercito nemico come è composto. Questi danno di marciare. Guarda una donna di nuovo. Ok, il nemico si sta avvicinando. Ok. Il nostro obiettivo è aggirarli con la cavalleria e razziarli proprio. Con quell'unica singola cavalleria che abbiamo, li razziamo a dovere. Allora, cerchiamo di metterci magari in posizioni un po' più difensive. Tipo così. Ok, qui no, ho sbagliato. No. Così. E qui ci avviciniamo un po', magari non così tanto, così. Offensive testudo! Ok, così in modo tale che anche questi abbiano il modo di aggirare. Non aggirare, ma poter intervenire in caso di bisogno. Loro sono nettamente superiori come numero da quello che possiamo vedere dall'alto. Il nostro obiettivo sarà anche colpire il generale. Oh, oh, oh. Ok, entusiasta. Vai. Ok. Hanno scoperto le nostre unità nascoste. Ok, perfetto. Questa quell'unità lì che sta andando a razziare, la mandiamo. La sostituiamo con questi. Qua la situazione non si mette benissimo. E anzi, abbiamo perso la cavalleria, merda. Questo non è bello. Questi però dovrebbero fuggire. Ok, questo è molto bene. Questa cavalleria l'abbiamo presa. Abbiamo recuperato quantomeno la nostra cavalleria. La loro sta fuggendo. Allora, la cavalleria la usiamo per... Ok, questi qua fuggono. Allora, proviamo a far venire questi Levis. Ah, niente, non c'è. La cavalleria, che doveva essere il nostro perno, non è servita molto. Ok, continuiamo a inseguire con questi. Continuiamo a inseguirli.
Anche questi leve... Oh, sono tornati di mo'. Decidetevi però. Ok, the double, tu incomincia a picchiare quelli in modo tale che... Ok, attaccato. Ok. Ma sta cavalleria decide cosa fa. Appena vedono il nemico scappano. Evidentemente non sono molto... Ok, adesso qua il generale nemico si becca un po' di frecce. Frecce, giavellotti. Questa abilità cosa fa? Raduna, vabbè, chiama raccolta. Tu, puoi venire qua o ti caghi troppo addosso? Ok, là dovremmo aver vinto. Unità sta fuggendo dal nemico, la, questa l'abbiamo finita, distrutto, ok, venite qua. Ok, tu corri, la cavalleria alla fine ha deciso di darsi la gambe. Ok, tu bersagli al generale. Tu devi venire assolutamente qua. Riuscissimo a uccidere il generale sarebbe una manna dal cielo. Merda, quelli stanno cedendo. E questa non ci voleva. Però questa sta fuggendo anche lei. Carica. Peccato, ho gestito male la cavalleria, sennò si poteva fare con molte meno vittime. Ok, niente testuggine adesso, combattete. Ok, il generale nemico è dimezzato. Anche questa banda germanica mi sembra bella. Ok, queste due qua sono fuggite. Attacca il generale. Questi mi sembrano belli. Ok, stanno fuggendo tutti. We did it for the glory. Questi sono tornati a combattere, il che non mi piace. Ok, tu voi so che siete molto stanchi, ma dovete cercare di intercettarli. General! For glory! We did it for... Ok, il generale nemico è morto, bene bene. Purtroppo non avendo la cavalleria non posso inseguire le truppe. Cioè posso, ma non so quanto sia conveniente. Qua il generale sicuramente viene eliminato. Allora, comunque non è male, non è male. Ci vediamo sulla facciata di... sulla schermata di riepilogo. E boh, vediamo com'è andata. Ok, battaglia vincente senza con perdite, perché alla fine abbiamo perso quasi 400 uomini. Loro le hanno perse tutte, però quindi alla fine ne è valsa la pena. Reintegriamo le nostre unità e proseguiamo il turno. Ok, bad news ragazzi, bad news, perché sono riuscito nel passaggio del turno a... Intanto qui, vabbè, nemico ucciso in battaglia per i franchi, nemico per i ribelli. Siamo stati luttati, c'è il nuovo vaiolo, consunzione. Ribellione del lungo Denis. Merda, qua non ci vorrebbe una ribellione. Allora, risolviamo in fretta questa battaglia. Assalta. No, ho sbagliato, scusate, ho sbagliato. Risolviamola aggressivamente, almeno la facciamo fuori. Ciao, muori. Ok. Radia al suolo. Via, bomba atomica anche per noi. Via, almeno questo territorio rimane raso al suolo e non ci interessa cosa ne sarà di lui. Bella così. Tu torna qua, grazie. Perché non possiamo? Ah ok, adesso puoi tornare. E tu nel prossimo turno tornerai indietro. Hai sia abilità per il generale. Zelo più 2. Difesa corpo a corpo, unità di fanteria, forza comandata. Sì, mi piace, visto che sei un generale. E anche questo mi piace.
Invece per la legione mettiamo integrità più 2, reintegro più 1. Va bene così. Ribellione imminente a Lundum qui. Qua a causa della religione e in più la pestilenza. In più ci hanno anche raidato. I britanni sono scesi giù da Londinium. Quindi dobbiamo tenere d'occhio anche questi territori comunque, perché non si può. Spendo tutti i soldi per riparare in pratica. Questo è un male. Spendo tutti questi soldi per riparare è davvero un male. Potremmo ricercare munizioni più 5%. Sì, perché i già... questi qua, gli Uti, mi vogliono venire a attaccare qua giù. Questo non è positivo. Non è affatto positivo. Sarebbe ideale riuscire a... Ok, perfetto, siamo riusciti a fare un trattato di pace con i quadi. Liria, ci potremmo anche commerciare. Transito, accordo commerciale, successo alto. Perfetto. Con gli unni com'è la situazione? Dovremmo essere... non in guerra, ci sono incazzati ma non siamo in guerra con loro. Con gli alani non siamo in guerra, con gli ostrogoti... cavoli, no, gli ostrogoti possiamo vincere con gli ostrogoti. Ok, abbiamo ottenuto Salona per il momento. Devo cercare di spostare questa legione, queste due legioni, in questi territori, pronti a difendere ciò che succederà, che sarà molto brutto quando succederà. Reclutiamo un'unità di Cortes, visto che abbiamo i soldi. Poi questa unità qua che è aggiunta proprio per difendere da questi. Ok, tu fuggi, ma non fuggi molto lontano perché ci avete attaccato questa città, bastardi, vi ho sconfitti senza farvelo vedere perché mi dava già avvantaggiato così. Questi sono, vabbè, sono abbastanza easy, via, aggressiva. Ah, non li uccidi diretti. Reintegra. Ok, adesso l'ha ucciso, perfetto. Ribelli sedati, almeno qui. Facciamo anche questo, integrità e munizioni, una testa non fa male a nessuno. Qui il generale. Esperienza, probabilità di attivare reclutate, no, va bene così. Ti do questo e ti do anche bonus ordine pubblico più 4 nella provincia in cui stazioni. Tu qui come vai? Meno 2. Dobbiamo cercare di migliorare la situazione. Se tu vai a Malaga, Malaga penso sia. Adesso va almeno a 7. Qua i ribelli addirittura si sono insediati in questo insediamento. Si sono proprio... ne hanno preso possesso, adesso noi li andiamo ad attaccare. Ho quasi vinto qua con questi ribelli, erano davvero scarsi. Peccato che avevo le unità già tutte distrutte e martoriate da quello che è successo nel turno precedente. Qui abbiamo la bellezza di 3 legioni. E penso nessun nemico all'orizzonte. I Roxolani siamo in guerra? Sì, allora no, bisogna tenerli d'occhio. I Marcomanni non siamo in guerra, i Nobati siamo alleati, sono laggiù. Qui assolutamente non avevo necessità di occuparlo perché era davvero un brutto territorio quello. Devo difendere un po' meglio queste terre perché adesso qua scenderanno giù da... dalla Gran Bretagna e saranno problemi. Qui abbiamo ancora gli ostrogoti che però mi sembra siano abbastanza gestibili al momento. Tu potresti quasi... no, tu ancora no perché non sei a posto. Comunque direi di passare questo turno a questo punto. Ok. Ok, purtroppo come previsto ci scatta una ribellione. Gli alani intanto sono distrutti, continuano ad esserci malattie. Questi ci stanno davvero, vabbè, Britannia Superiore non ci interessa. Ok, questi dobbiamo sedarli il prima possibile prima che diventino troppo forti per fare qualsiasi cosa.
tu stai reclutando, quindi ti lascio reclutare in pace. Questi sporcaccioni qua dei Mori, Mauri, qui, questi qua stanno andando ad attaccarmi questa città qui. Il che non è molto bello come cosa. Io andrei allora qui, con questa mia legione. Tanto qua l'ordine pubblico sta diminuendo. E non ci arrivi ancora, merda, non ci arriva ancora. Ok, questo però sta per arrivare. Intanto una spia è pronta al dovere nella Dalmazia. Perfetto, vorrei che tu andassi. Qua sotto la situazione dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Vai su, per piacere, tu, legione. Al momento mi servi da altre parti, soprattutto qua. Quindi vieni qua al momento. Se tu potessi con... avvicinati il più possibile anche tu. Una legione contro i franchi, direi che adesso basta. Questa qui direi che basta e avanza. Tu se potessi muoverti ancora un pelino sarebbe l'ideale, va bene così. Adesso l'ordine pubblico sta aumentando perché è appena scoppiata una ribellione. Bene, positivo. Qua è meno 2 di nuovo l'ordine pubblico. Perché meno 2? Ordine pubblico meno 1 ci dà di nuovo, merda. Per la sporcizia. Allora andrei a costruire anche qua l'impianto idrico, così la risolviamo una volta per tutte. Ci dà anche un bonus di ordine pubblico di più 1. Qua dobbiamo riaggiustare la città, ma ci vorrà un po' di tempo. C'è 38 e 29, perfetto. Altre cose non ne sono successe. Vediamo se tu puoi... No, non puoi fare nessuna azione. Tu nemmeno, tu puoi divorziare. Non mi sembra proprio il caso. Non c'è nessuno che può... Oh sì, tu puoi diventare un comites... Milites... Militare, scusate. Questo è nessuno. Tu sì, puoi diventare anche tu un comites militare. Mi sei abbastanza fedele. Questo ci dà più reintegro, influenza personale più 1 per ogni situazione in cui si guadagna influenza, costo di reclutamento meno 2, ok, perfetto. E anche tu puoi diventare un comites militare, perfetto. Tu lo sei già, penso che tutti i generali possano diventare comites militare. Ok, mettiamoli tutti comites militare. Tu sei anche tu, sei un generale, ma... Sei già lì, ok, tutti i generali possono diventare comites militari. Ok, passiamo ancora a questo turno allora. Ok, ribellione in Britannia Suprema non ci interessa. Depista, un'azione fallimento. Insediamento razziati, sì, ci hanno attaccato al posto che la città dove ero andato io. Ribellione in me, Mauritania, di nuovo. Ribellione in me, anche a Cartagine, merda. Allora, intanto qua, favori politici decreta, cosa succede? Quando uno vuole fare carriera c'è solo una regola, cacciare e essere cacciati. I tuoi avversari hanno impedito al tuo candidato di accedere all'incarico. Cosa vuoi fare? Nuova carica, influenza personale. Nuova carica, influenza favore e onore. No, tu favore, culo. Stessa cosa. Non ci interessa, va bene, tu invece sei stato promosso senza problemi. Quindi dove sono le ribellioni? No, qua non può esserci ribellione. Qua non può davvero esserci ribellione, sono contenti. Mauritania di nuovo. E può essere solo a Cesarea di nuovo. Attacchiamo questi maiali. Sono abbastanza forti sti maiali però adesso. C'hanno parecchie flotte, parecchi generali. Continuiamo ad assediarli direi. Si sono un po'... Si sono rinforzati da quando li avevo combattuti. Bastardi. Ok, circondiamoli. Questi ribelli qua potrebbero essere un problema. Cacchio quanto hanno reclutato. Avevano una attacca di cosa adesso. Qua mi hanno distrutto la città. Maledizione. E tutti i miei soldi partono così. Dov'è Cartaginensis qua? Qua. Cartago Nova. E qua ci vorrà ancora un attimo prima che scoppi la rivolta, quindi... Cordoba, meno 2, perché adesso meno 2? Proviamo ad andare lì.
Questi qua non mi convincono molto però lì, eh. Vedete, anche questi si sono già subito... Sì, gli ribelli il problema è che si rinforzano subito. I marcomanni cosa vogliono qua adesso? Però i marcomanni sono, sono in guerra contro... No, tu. Mostrami anche le contingenti militari. Sono in guerra contro i Suebi, quindi vabbè. Non ci interessa a noi. Purtroppo la situazione africana si sta rendendo leggermente più complicata. Soprattutto anche in Spagna. Direi di portar via qualche legione da qua, ma l'abbiamo già fatto. Non vorrei espormi troppo poi. Non vorrei espormi troppo poi già su questo fronte in cui ho già solo più due legioni. E qua stiamo assediandoli. Purtroppo non pensavo su tutte queste forze, sinceramente. Hanno un ago. Questi in teoria sono scarsi. Non so dove abbiano preso sinceramente tutte quelle unità. Scusa, perché mi segnava tutte quelle unità quando attaccavo? Tu sei il problema, che hai reclutato queste unità, voi non siete il problema. Neanche questi sono il problema. Dovremmo giocarcela bene, dovremmo giocarcela, ma in teoria la vedo abbastanza positiva anche quella. Questa. Comunque proviamo a continuare a circondarli. E vedremo cosa succederà nel prossimo episodio. Questa forza qua dovrà assolutamente sedare le ribellioni che ci saranno in Spagna nuovamente. Queste due legioni, soprattutto anche questo. Questa qua. Si dovrà spostare. No, questo tu devi rimanere qua per i franchi, è vero. Vediamo un attimo se per caso la situazione con i Suebi è verde, magari. Alleanza militare, basta, non ne vogliono sapere ancora. Difensiva. Nemmeno, no. Alleanze non ne vogliono sapere loro. Se i franchi accettassero... No. I sassoni non sono in guerra con i franchi. No, con i longobardi. Però sono in guerra con i longobardi, quindi c'hanno i cacchiacci loro da gestire. Voi siete in guerra con tutti, con i quadri siete in guerra. Gli unni sono in guerra con... Anche loro con i quadri, buono, buono, buono. I bastardi sono in guerra con gli zacosi. Buono, la situazione di qua si sta volgendo a nostro favore, tanto da forse azzardare a spostare un'altra legione, ma non me la sento sinceramente. Probabilmente questa legione qua, questa legione qua potrei addirittura, questa potrei reclutare, questa va a spostarla addirittura più in basso verso la Spagna, portarla in Africa. Sì, farò così. Farò così. Episodio un po' più lunghetto. Comunque per questo episodio è tutto. Le difficoltà non stanno finendo, perché nel mio progetto di attaccare non era prevista questa... Non erano previste queste rivolte in Africa. Soprattutto non erano previste che questi mi attaccassero. Comunque a Cesarea oltretutto potremmo costruire qualcosa, anche se si ribelleranno di nuovo. Nulla. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ciao.